Siamo con Mister Butto, a cui chiediamo subito un commento su questa vittoria. Una grandissima vittoria. Avevo detto all'inizio della settimana, veramente 2 settimane che la prepariamo perché siamo stati fermi, che qua bisognava fare una prova di cuore, di spessore. La squadra ha interpretato benissimo tutto perché ha giocato quando doveva giocare, con personalità, con qualità, e ha interpretato bene la gara. E poi ha sofferto l'ultima parte del secondo tempo perché c'era da soffrire, e penso che sia una grandissima vittoria di questo gruppo di ragazzi. Penso che il merito straordinario di questi 3 punti e di questa prestazione è loro. Ecco, mister, 2 partite e 2 vittorie. Dove vuole arrivare il finale? Ma io quando abbiamo ripreso l'ho detto ai ragazzi, cerchiamo di lavorare e di rimetterci in pista per ambire a un sogno relativo in questa nuova ripresa, che sarebbe passare il turno e fare questa partita di andata e ritorno che è sempre affascinante. Quindi ho detto quello. Noi adesso lavoriamo partita dopo partita, non mi aspettavo veramente questa prestazione. Questo tipo di prestazione ai 3 punti, però la squadra ha lavorato per quello e sono contento per loro. Ecco, sì, mister, la prestazione è arrivata dopo 2 settimane di sosta, perché comunque c'è stata la pausa Sì. per il calendario. Come si prepara una partita così, comunque avendo poco tempo rispetto a tutto quello che può essere poi un campionato generale? Lo so, però la difficoltà c'è per tutti, non bisogna piangersi addosso. La cosa più bella era riprendere il campo, riprendere il rapporto con i ragazzi, anche un po' sono la mia vita, e quindi l'importante era quello. Poi gradatamente, certo che stare fermi 5 mesi per i dilettanti è dura, noi non abbiamo potuto continuare per le leggi del Covid, per gli spogliatoi e quant'altro. Abbiamo ripreso in modo frettoloso, ma grazie al lavoro di tutti, del mio staff, abbiamo cercato di rimettere i giocatori prima in forma di prevenzione perché non si facessero male, che è la prima cosa, e poi per fare questo tipo di partite qua. Quindi sono contento, noi dobbiamo pensare una partita alla volta. Adesso riposiamo, i ragazzi si godono questa vittoria. Mi hanno emozionato per il tipo di prestazione oggi, sono contento. E poi da martedì iniziamo a pensare al Campovolante. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie.